dottore, ci racconta com'è nata la storia del Pozzo della Polenta? Assolutamente sì, nel 1517, infatti proprio il prossimo anno saranno 500 anni dall'assedio, appunto Francesco Maria della Rovere assedia Corinaldo, ma Corinaldo, i suoi insomma, cittadini, grazie soprattutto alla nostra cinta muraria, che è una cinta sicuramente imponente e appunto conosciuta, riesce a resistere e quindi non viene espugnata. Da lì, chiaramente che è il fatto storico, poi parte questa rievocazione storica, oggi chiamata anche Festa del Pozzo della Polenta, che appunto abbiamo deciso, ecco, l'Associazione Pozzo della Polenta con il Comune e chiaramente tutti gli enti organizzatori hanno deciso di cambiare questo nome, Festa del Pozzo della Polenta, però ecco, questo è il fatto storico.